Radio Più Roma presenta Educare i figli alla fede, un programma a cura di Robert Shaib. Sento delle persone dire: io non dico nulla ai miei figli, basta che guardino la mia vita. Sarebbe troppo bello se fosse così. A volte proprio queste persone, o persone che hanno vissuto con questa filosofia di vita, le incontro e mi dicono: ma io ho vissuto davanti a loro proprio un esempio di onestà, di vita cristiana, perché non hanno appreso da me? Ecco, qua vorrei collegare il concetto di essere narrazione al concetto di comunicazione. Quindi dall'essere responsabili con la coerenza all'essere responsabili con la formazione. È vero, tu non puoi cambiare una persona o trasmettere un messaggio che cambia una persona se la tua vita cozza con il messaggio, ma è altrettanto vero che la testimonianza della vita non basta. Questo è un grande inganno di tanti cristiani. Non parlano mai del Signore, non parlano mai della fede, non affrontano le domande dei figli e dicono: basta che vedono che siamo buoni. Essere cristiani non è solo essere buoni, è anche essere buoni, ma non è solo essere buoni. Essere cristiani è essere innamorati di Gesù Cristo, aver fatto un incontro con Gesù Cristo, avere quello che dice San Pietro nella sua prima lettera, 1 Pietro 3:15 e seguenti, essere sempre pronti a dare ragione della speranza che è in noi. Ecco, essere responsabili, ovvero l'educazione responsabile, questo quarto pilastro che stiamo approfondendo, è proprio essere disposti a non solo amare il Signore, ma a dare ragione della nostra speranza nel Signore. Come cristiani, e oserei dire soprattutto come cattolici, abbiamo relegato questo compito di pensare la fede, di connettere fede e ragione ai teologi, ai sacerdoti, ai vescovi, al magistero, al papa. È sbagliato. Ogni cristiano è responsabile della sua fede. Questo non significa che tutti devono diventare teologi agguerriti e esperti, è impossibile. Però tra l'essere un teologo esperto in una tematica e l'essere, scusate la parola, una capra totale che non crede ma è credulona, ne passano di sfumature. Un cristiano, ogni cristiano ha il compito di educare la propria fede. Che c'entra questo con l'educazione dei figli? Immaginate con me questo scenario. Ti arriva tuo figlio, ti pone una domanda e tu gli dici: eh sì, l'ho pensata sta domanda, ma non ti preoccupare, non ho trovato risposta, basta credere. Cosa significherà questo per lui? Ma guarda un po', papà è un credulone, mamma è una credulona. Non hanno mai pensato se quello in cui hanno creduto è vero. Allora ha ragione chi mi dice che la fede è una illusione, che la fede è l'oppio del popolino, del popolo. Per questo bisogna essere responsabili della fede, ovvero essere abili a rispondere, abili a dare ragione, logos, della speranza che è in noi. Questo lo si può fare come? Lo si può fare in mille modi. Ci sono corsi online, ci sono radio cattoliche, radio cristiane che ci trasmettono diverse formazioni. Io stesso, come docente di teologia, oltre ai tanti libri che leggo, ci sono programmi che seguo, ascolto perché mi nutrono non solo l'anima e lo spirito e la vita di preghiera, anche l'intelletto della fede. Perché noi dobbiamo amare il Signore con tutto il cuore, ma anche con tutta la mente e con tutte le forze.